Allora, praticamente anche possiamo usare la fiamma dell'adorazione, la fiamma rosa, per benedire la nostra prosperità, l'abbondanza di dinero, di lavoro. Tu puoi prendere, per esempio, il tuo portafoglio, i tuoi soldi, la borsa, e benedire con la fiamma rosa la tua prosperità. E faremo il trattamento, lo facciamo. Prendete la borsa, il portafoglio, i soldi. Prendeteli in mano e faremo insieme questo trattamento. Datemi un attimo che metto un po' di musica. Questa invece è la chiave tonale dell'Arcangelina Carità, che è l'adagio cantabile della sonata numero 8 di Beethoven. La patetica di Beethoven. Si dice patetica anche in... Sì. L'adagio cantabile. Questa è la chiave tonale dell'Arcangelina Carità. Ok. Tutti insieme, invocazione all'armato Arcangelo Chamuel. Chiudete i vostri occhi. Portate l'attenzione al cuore. E visualizzate dal lato sinistro del cuore la fiamma rosa dell'amore divino, l'adorazione, la carità, l'opulenza, la tolleranza. E vedete come questa fiamma rosa cresce, si espande dentro il nostro corpo, fino ad avvolgere tutto il nostro corpo in un pilastro di fiamma rosa. Sentite questa fiamma rosa dell'amore divino che fiammeggia, fiammeggia, fiammeggia attraverso ogni cellula del corpo fisico, attraverso tutto il nostro mondo emozionale. Sentite la fiamma rosa dell'amore divino fiammeggiando, fiammeggiando, fiammeggiando attraverso il nostro mondo mentale, portando pace, tranquillità, equilibrio, armonia alla nostra mente, ai nostri sentimenti, benessere al corpo fisico. E ora visualizzate questa fiamma rosa dell'adorazione fiammeggiando attraverso la nostra provvista illimitata di denaro. Vedete come avvolge il nostro portafoglio, la borsa, il nostro conto banca, le nostre casseforte. E ora aprite gli occhi e tutti insieme decretiamo. Con la piena potenza e autorità dell'amata presenza di Dio, io sono, amato Arcangelo Chamuel, fiammeggia, fiammeggia, fiammeggia la tua fiamma rosa dell'adorazione attraverso i miei quattro veicoli inferiori, il mio denaro e la mia provvista economica. Moltiplica i soldi nelle mie mani e uso, e liberami finanziariamente ora, secondo il piano divino, affinché possa servire, benedire e consolare tutti coloro con cui entri in contatto. Accetto che questo decreto è compiuto dal più sacro nome di Dio, che io sono. Grazie Padre. Grazie Padre. Thank you.